Tommaso Mazzotti presenta Non è un paese per Umarels. Evi Agnesano, Evi Agnesano. Sì. Tipa ideale, ecco, è lì, tipa ideale. Guarda, oggi c'è Evi Agnesano, dico, ma chi è? E quindi devo scoprire insieme agli ascoltatori chi è Evi Agnesano. Sesso femminile. Sesso femminile, ecco, ed è una cantautrice. Sì. Sì, si può dire. Si può dire, cantautrice. Non so, senza che nessuno si offenda, facciamo, si può dire. Allora. Si può dire, va bene. Evi Agnesano è la tipa ideale. Almeno così dice il suo CD. Sì, che poi non sono io. Mangia la torta, che dopo ecco, ha portato una torta, infatti, quindi è stata molto carina. Sì, la tipa ideale porta una torta alla radio. Già inquadrata? Allora, titoli delle canzoni di la tipa ideale. Il mio vicino, ecco, il mio vicino, ecco, lo voglio sentire subito. Cioè, il tuo vicino sarà un Umarell, perché immagino. Quello attuale o quello? No, quello del periodo. Ecco, quello del periodo, ecco, la mettiamo su. Sentiamo il mio vicino, eccolo qua. Questa? Ok. Certo. Scusa, ma allora mi hai invitato perché anch'io sono una rappresentante della terza età? No, tu sei avanti. Ah, no, tu sei avanti. Umarella pure io, quindi. No, tu sei avanti perché, sì, ma ti autopromuovi e uno dice, ma cosa vuole questa qua? Ma chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Capito? Nessuno, ma chi c'è dietro? È lei che infatti inonda Facebook con le sue foto, infatti anche lei va in giro, è avanti, quindi la radio del futuro, spieghiamola a questo Lele. Quindi lei cosa fa? È venuta qua con l'iPhone, ha fatto le foto, le ha caricate su Facebook, si autopromuove, viene qua e ci fa sentire tipo il mio vicino. Ecco, allora, come hai registrato questo disco? In uno studio di registrazione, sì, esatto, in Scandellara, ecco, ecco, in Scandellara, da Pecos, ecco, per chi non lo conoscesse, ma penso che lo conosca. È un umarell del Pecos, sì. E poi parte del lavoro a casa mia. Questa stessa pietroimbroso.it, il bistro con parco scolare, un'antica rocca. È questa la magica location in cui si attende. Volevo chiedere una cosa, ma quello che avete detto adesso, CCP, se è scritto come le sigle dell'Unione Sovietica, si dice CCP, si dice SSR. Vabbè, allora? Si sta per S e la P sta per R. Vabbè, io ho letto CCCP. Samba per me. Proprio samba questa. Sì, samba Pamì. Sambetta. Samba Pamì, testo di Samba Pamì. No, proprio testo di Samba Pamì. Ma due cose così. Cioè, noi dobbiamo vendere questo. Allora, questo CD dove si trova? Allora, questo CD si trova o da me, ordinandolo. O da te? Ah, da te? da me. Cioè, nel senso Pamì. Danilo, mi dispiace dirti che il dado non c'è nemmeno stavolta. E lo diciamo anche agli ascoltatori, purtroppo il dado, come sapete, sta lottando per i problemi economici della Grecia, con il suo movimento, il dadoismo. Purtroppo le alte sfere, il potere della Grecia ha visto un pericolo in tutto ciò e l'hanno arrestato, il dado è stato arrestato. Così, perché possiate vedere di chi stiamo parlando, ormai lo conoscete tutti, però il dado è tratto e niente, non ci sarà, non sappiamo che fine ha fatto, non abbiamo più notizie, girano voci incredibili, torture corporali, psicologiche. Facciamo qualcosa, fate qualcosa per quest'uomo che tanto ha dato e tanto ancora ha da dare, come del resto moltissime delle starlet che si vedono in televisione adesso. Grazie. Quanto costa sto disco qua? 10 euro. 10 euro, beh, 10 euro è un buon... Da Piero! Evi, passami la torta! No! No, aspetta, no, c'ho un po' mal di pancia. Scusa! Piero, mi dai la chiave del bagno? Occupato! Piero, ma fai entrare i tossici, eh! Il conto, grazie! Capito, ed è. Ah, la crisi! Ma dobbiamo lasciare la mancia? La tua tappezzeria è un amore!
Insomma, da Piero succede questo, forse è la tipa ideale, cioè sei tu. Io è un altro un messaggio ideale, subliminale. No. Tu fai questi suoni con tutto tunta da tina, anche l'altro là, pami, papò. Sì, molto no, sei brava. Insomma, diciamolo, è brava questa, questa amica. Tu sei stato lo Zecchino d'Oro? No, perché all'epoca abitavo a Squinzano, Squinzano non c'è lo Squinzano d'Oro. Non c'è lo Squinzano. Quando ho sentito il nome della vostra ospite, ho sperato in qualcosa di rock. Riepiloghiamo, tatto, vista. Olfatto. Dai, no, dì tu, scusa. Io? Sì, lui, dai. Gusto, tatto, olfatto, udito. Quello che non sai. Bello, bello inizio. Senti che inizio. Arrivi. Arrivi tu. C'è ancora un altro pezzo dietro. Vabbè, tanto suono qui, eh. Ma suoni tu poi? Oh, eccola ecco. Qua. Non è che qua siamo. Non è che siamo Pavlidis. A fare i matrimoni coi fichi secchi. Stiamo mica qua a pettinare le bambole. Quello che non sai, e cos'è che non sa? Tutte le cose che gli dico quando. Ah, non so niente. Quando non mi sente. Ma guardate. Delle cose segretissime. Fedele mitologica, cosa succede? Cosa succede in fedele mitologica? Papà. I papà non mancano mai, perché negli anni solo lui rimane. Non ti nascondi dai pettegolezzi? Allora ho fatto il liceo classico, ho studiato giurisprudenza all'università di Bologna. Oh, beh. Hai esercitato? No, perché 4 esami prima della laurea lasciai, passato remoto. Poi? Decisi che la carriera forense non era quella mia. Beh, effettivamente. No, effettivamente cosa? Beh, cosa? Ma ti ci vedi? Probabilmente l'arnesano forense, dai. Beh, ma scherzi. No. Sulla soglia della tua giornata tipo. Quindi la giornata tipo com'è? Ideale. Sveglia, cacca, colazione, lavoro, da Piero. Da Piero. Ti ha ascoltato, non è un paese per umarez. Ecco, ascoltate bene. Tommaso Masotti, appuntamento a mercoledì prossimo alle 13. Ecco, mi raccomando, mercoledì alle 13, state lì, aspettate, e è subito 6.